Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, è il 2008, sì. No, 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 voi avete giustamente... Io do ragione a Padellaro, perché in quella piazza sicuramente c'era molta, molta sinistra. Io però non rinnego niente di quello che ho fatto. Ricordo che la riforma dell'università, che è stata varata nel 2010, è ancora vigente, nonostante si siano susseguiti molti, molti governi. Io guardo avanti e non sono abituata a guardare le cose dallo specchietto retrovisore. Registro solo un fatto: oggi in Consiglio dei Ministri il ministro Bianchi ha portato la proposta di una carriera per gli insegnanti, che era una delle battaglie che avevo fatto quando ero ministro e che aveva portato tante contestazioni in piazza. L'Europa ha chiesto di pagare meglio gli insegnanti, di riconoscere il merito e una progressione di carriera. Quel provvedimento, che è stato tanto contestato 10 anni fa, oggi è legge grazie all'Europa. Quindi io approfitterei degli ultimi 30 secondi per far rispondere alla domanda che Nicola Campagnani faceva nella scheda, cioè peseranno più i decenni con Forza Italia sul voto degli elettori o questi 18 mesi nel suo Guardi, caso? A me questa scelta è pesata moltissimo, nel senso che 20 anni non si cancellano e sicuramente mi è spiaciuto quello che è successo nell'ultimo periodo, cioè registrare che alla Forza Italia, come partito liberale, moderato, popolare, si è invece sostituita una Forza Italia a trazione leghista, ma non mi riferisco alla Lega dei Territori, a Zaia, a Fedriga, mi riferisco alla Lega di Salvini. Questo posizionamento, che ha reso Forza Italia meno libera, meno indipendente, è pesato anche nei consensi, perché dal 14% se Forza Italia gli elettori seguiranno lei. No, non dico questo, lo decideranno gli elettori quello che faranno. Però quello che mi sento di dire. No, perché ha diritto a rispondere con più tranquillità appena subito dopo questa breve interruzione.